Siamo alle spalle della Basilica del Santuario del Carmine Maggiore, c'è un bellissimo centro di accoglienza, Padre Elia Alleva, c'è un servizio mensa. La cosa meravigliosa del servizio mensa, come potete vedere, fanno dal produttore al consumatore. Parola d'ordine in quest'area della città è degrado, un'area veramente abbandonata. Io mi dispiace che la telecamera non faccia percepire la puzza tremenda, nauseabonda che ci sta qua e come vedete è una zona trafficata, ci passano donne e bambini, è qualcosa veramente di inaccettabile, da quinto mondo. Io non lo so se questa è una forma di accoglienza, se lo è qualcuno me lo spieghi, perché io ho un senso dell'accoglienza molto molto diverso da questo. Innanzitutto chi dice Napoli città dell'accoglienza deve assolutamente quantomeno provvedere a tenerla in maniera civile, in ordine, pulita, deve provare perlomeno a dare un senso di civiltà a questa accoglienza, diversamente stiamo parlando di qualcosa d'altro. Io non voglio polemizzare, non voglio assolutamente dire che forse dietro c'è il business, non me ne frega neanche, ci può anche essere, sicuramente ci sarà un business, perché qua nessuno fa niente per niente, ma tenete pulito, date un senso di dignità a questa gente, chiunque essi siano, perché non è importante il colore della pelle, la religione, la nazionalità, ma è importante il senso che diamo alla parola con la quale ci sciacquiamo la bocca in ogni momento. Accoglienza, che stiamo accogliendo noi qua e come stiamo accogliendo. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano, disgustato.